problema è che con un portatile, con un amplificatore così, chiaro che non posso ancora vedere, ho fatto una piccola presentazione, poi proviamo a fare una dimostrazione pratica, anche se non vedremo molto, si sente. Ok. Allora, prima di tutto vediamo, io non sono un musicista, sono un appassionato di musica, ho cominciato come tanti a suonare la chitarra quando ero piccolino, suonavo in giro, e il problema, se qualcuno di voi suona, sa che è sempre il solito, cioè le sale di registrazione costano, non si trovano le persone per suonare con te, vogliono suonare altre cose, eccetera. Quindi alla fine computer ci sempre utilissimo, perché è un computer che puoi imitare il battista, se non ce l'hai, il batterista, cioè. Canti, suoni, fai tutta la tua canzone con le tracce che poi la butti su internet sperando che qualche discografico lo sì. Il problema qual è? È sempre sui costi, e i programmi costano tantissimo, i programmi musicali, sono anche il sistema operativo, perché poi tu ti metti a cercare un discografico metti della roba su internet, poi se usi un certo programma, il tizio che produce un certo programma pensa, l'ha comprato o no? Perché tutti magari usavamo programmi raccati, e poi alla fine se li dobbiamo veramente comprare arriva tra capo e collo i 1200, 2000, 2500 euro, cose che possono essere fatte benissimo dato il software libero. Quindi, appunto, perché utilizzare il software libero anche per la musica? Allora, come dicevo prima, uno degli aspetti positivi è che perlomeno in ambito musicale il software libero è gratis, prima di tutto. Poi, come diceva prima Fabio, è trasparente ed è anche tuo. In questo caso, la trasparenza, vabbè, è inutile che vi dica perché è meglio che un software sia trasparente, tutto è meglio che sia trasparente. Il fatto che sia tuo ha anche una questione di licenza che è importantissima, perché se voi fate una canzone utilizzando un certo software che magari dentro ha certi suoni, ha certi strumenti, ha certi arrangiamenti già fatti e cose di questo tipo, siete sicuri che poi se la canzone diventa famosa, eccetera, la possiate poi vendere, passare a una licenza commerciale, farla vedere per TV senza dover dare dei soldi a quelli che hanno fatto questo software? Non è banale la questione. Quindi molto meglio utilizzare del software libero con una licenza chiara che ti dice tutto quello che fai con questo software è tuo. Come vi diceva prima, il problema delle licenze commerciali è che voi qualsiasi software commerciale, compreso il sistema operativo, quindi compreso Windows, compreso l'iPhone quando lo accendete, compreso il Mac quando lo accendete, voi la prima volta premete ok, vai avanti, e accettate una licenza che vi dice questa roba che state comprando non è tua, sono io che te la concedo in licenza a patto che tu poi non fai certe cose e soprattutto che non vuoi sapere che fine fanno i tuoi dati, e accetti il fatto che se cerchi di sapere che fine fanno i tuoi dati vai in prigione, scritto sulla licenza. Questo magari voi lo fate senza saperlo. Io le mie canzoni, se poi voglio vendere, voglio farle con software che è tutto mio, lo prendo, è mio e non c'è problema. Questo è una cosa importante. Poi questa è una cosa che riguarda soprattutto la musica. Quando comprate un software musicale, lo vedete se siete stati in una qualche sala di registrazione o avete un amico che lo fa per hobby, eccetera, sono delle cosiddette suite commerciali, cioè è un programmone grande tipo Pro Tools, tipo Cubase, sono dei software molto usati in ambito musicale che fanno tutto. Si occupano di farvi i suoni, si occupano di farvi la parte MIDI, cioè quella dello spartito, si occupano di fare gli effetti che potete mettere dentro, togliere con i plugin, eccetera. Quindi tutto il metodo di lavoro è dentro a questo programma. Se voi fate una cosa con un programma, poi andate da un amico, una sala di registrazione che ne usa un altro, dovete rifarlo
lavoro da capo, seguendo peraltro anche un diverso metodo di lavoro. E questo provoca due grossi problemi. Il primo, ovvio, è che il lavoro rimane lì nel vostro studio, lì a casa, e non potete comunicare con nessuno. L'altro problema gravissimo è che le suite vi abituano a un certo modo di lavorare, e quindi si sente anche proprio, soprattutto nelle produzioni musicali non proprio curatissime, ma anche commerciali, roba che sente per radio, una persona che se ne intende sente subito: questa roba è fatta con Cubase, questa roba è fatta con Pro Tools. E è una cosa orribile. Pensate a un musicista che fa una canzone, fa un'opera e poi in realtà la paternità di chi lo ascolta attribuisce la paternità a un certo software e non a altri. Con il software libero invece funziona tutto in una maniera molto diversa e particolare. Avete un programmino non enorme che si occupa e fa benissimo, o lo fa come piace a voi, la parte del MIDI, cioè la parte dello spartito, delle note che inserite. Se non ti piace quello, puoi usare un altro. Ce n'è uno che si occupa dell'audio, oppure un altro che si occupa dell'audio. Voi aprite tutti questi programmi che vi piacciono insieme, e poi c'è un ulteriore programmino che ve li connette tutti, cioè ricrea esattamente sul vostro computer quello che si fa nella sala di registrazione. Cioè, senza computer, si prendono tutti gli strumenti, tutte le tastiere, le persone, i microfoni, poi si prende un bel coso che si chiama patch bay in genere, che ha tantissimi ingressi, tantissime uscite, e con i cavi andate a fare i vostri esperimenti, attaccate, staccate, libertà totale. Questo si può fare solo con software libero, proprio perché il software commerciale ha un'ottica, lo dice il nome commerciale, lo devono vendere, quindi vi devono fidelizzare, no? Allora che importa se voi usate il software di un altro, software libero no. Allora, molti pensano che il software libero a livello musicale non sia ancora a livello professionale. Questo era vero fino a qualche tempo fa, perché ancora non c'erano dei software di grandissimo livello, però ormai da 5, 6, 7 anni la cosa è cambiata molto. Dico subito che c'è un piccolo limite che riguarda la musica, diciamo, più house, techno. Da questo punto di vista, cioè il prendere pezzi da altre canzoni, mixarli in modo che diventino diversa, qua Linux ancora, perché non si fa appunto tutto col computer, non ci sono ancora degli strumenti che usano i moderni DJ e cose di questo tipo. Ci sono per Linux, ma sono commerciali, se devono comprare. Software libero invece va benissimo per chi fa la musica vera e propria, cioè diciamo alla vecchia maniera, con dei musicisti e con degli sbattiti, con dei musicali, gente che canta, gente che suona, e quindi effetti e cose di questo tipo. Tanto è vero che ci sono alcuni studi di registrazione anche in Italia che usano completamente il blues. Il primo è la Sony Studio a Firenze, poi c'è T-Rex Recording Studio a Milano, la Cricket Studio di Bologna, la Purple Snake Recording a Roma, c'è la 100 gradi in cantina a Terzale in Calabria e Urban Studio di Roma. Questi sono solo alcuni, perché poi altri girano. Allora, cosa possiamo fare con il nostro normale computer? Premetto subito una cosa. Un pochettino di soldi bisogna spenderli per una buona scheda sonora. Uno dei motivi per cui non vi posso far vedere esattamente come si fa qua è perché mi dovrei portare il mio computer qua, la grossa scheda sonora dietro, e poi soprattutto dei buoni strumenti, ci vuole almeno un buon microfono, ok? Questo per microfonare la chitarra. Se pensate di fare della roba professionale con una schedina sonora integrata come questa e un microfonino da webcam, no, assolutamente. Fare un viaggio intercontinentale con un Egitto, non ce la faccio. Per installare c'è, come al solito, l'installazione grafica che si fa anche su Windows, sapete. Poi c'è su Linux, c'è il bello che si può fare l'installazione testuale, e invece di andare a installare tutti i programmi, cercarli uno per uno, metterci la licenza eccetera, voi copiate e incollate questa roba qua e lui vi fa tutto l'equivalente che farete
fare un'intera sessione multimediale su, su Windows o su Mac, dovreste metterci insomma una mattina di configurazione, scaricamento, licenza, eccetera. Poi sono vincolati tra una determinata, scarica, installa e configura tutto in circa 7 minuti. Allora, la parte tecnica più difficile, ma la più importante, è che nel software libero c'è la possibilità di avere un kernel alla bassa latenza. Una roba strana in realtà è che è facilissimo il concetto. Tutti i sistemi operativi si basano più o meno, diciamo, su un nocciolo, su un cuore, che è una roba che voi non vedete veramente, non è la grafica, è la parte che fa comunicare le periferiche, diciamo. Questo nocciolo si chiama appunto kernel in inglese. I kernel che avete sul vostro sistema operativo possono dare decisioni diverse su come usano l'hardware della macchina. Per esempio, sui server ci sono dei kernel che danno priorità alle cose che succedono in rete, no? Perché se mi arrivano 7.000 richieste in un minuto per la stessa pagina e voi intanto state guardando un filmato, magari può succedere che chi sta guardando la pagina web sul vostro server la vede lentamente perché voi state guardando il filmato. Allora il kernel giustamente che cosa fa? Dà priorità alla rete e voi il filmato lo vedete magari a scatto in quel momento. Noi abbiamo bisogno di un kernel musicale, no? Un kernel che dia priorità alla musica. Questo su Windows non potete fare, avete dei driver particolari che si chiamano ASIO che permettono di comunicare direttamente con la scheda sonora, ma non avete tutta la macchina che funziona in maniera musicale. Linux ha questa bellissima cosa per cui voi potete partire quando accendete il computer e vi dite quale kernel volete. Quello che avete installato normalmente è in generico, è quello che va bene più o meno per tutto, no? Da priorità soprattutto alle cose che si fanno sul desktop, video, eccetera, e poi video rete. Se noi vogliamo utilizzare una scheda sonora avremo bisogno però di qualcosa di più bello, ovviamente il contrario del server, noi della rete non se ne può fregare più. Allora, fino a qualche tempo fa c'era un kernel, c'è ancora ma viene usato di meno, che si chiama Realtime, kernel LRT. È pazzesco perché vi dà la possibilità di decidere a mano la priorità da dare alla scheda sonora, all'applicazione che state usando, e insomma è piuttosto difficile, ma era fantastico. Oggi con Ubuntu per esempio arriva un kernel nuovo che si chiama low latency. Questo low latency lo dice come stesso, da bassa latenza audio in realtà. Questo vuol dire che voi registrate, ma neanche col microfono, con la chitarra elettrica per esempio, che va velocissimo, e avete un effetto collegato sul computer, avete bisogno di sentire in cuffia quello che state facendo in maniera estremamente precisa, perché immaginate se c'è della latenza, del ritardo, che voi suonate e sentite in cuffia mezzo secondo dopo quello che state facendo, non ci capite più niente, no? Questo succede con la maggior parte dei software. Anche con grosse schede sonore importanti. Con un kernel low latency lui capisce quando c'è la musica, dà completa priorità a questo, quindi avete delle latenze bassissime e questo vi evita di dover comprare dei sistemi apposta che costano, delle workstation che costano decine di migliaia di euro. Si può fare sul vostro computer di casa. Allora, come funziona tutto l'ambaraggio? Allora, voi avete un PC. Dentro avremo una roba che gestisce l'audio e una roba che gestisce il MIDI. Non so se avete mai visto una di quelle tastiere che ha un'uscita che si chiama MIDI. Se voi collegate questa uscita MIDI al computer e suonate, al computer non arrivano i suoni, arriva lo spartito. Arrivano, dice questo, cioè un Do che parte, dura 4 secondi, finisce a una certa intensità, eccetera. E tutto questo è il MIDI. Voi potete anche scrivere una canzone con lo spartito, col tabulato, come volete, e poi dire al computer di suonarla, no? E questo è il modulo MIDI.
facendo in modulo audio che invece non so, c'è registrare la voce, c'è registrare un'altra voce, così due voci. Allora, quindi alla parte audio ci collegherete il microfono, la chitarra elettrica, l'uscita audio della tastiera, mentre se volete registrare direttamente la vostra performance, se vi piace il suono della vostra tastiera, va benissimo l'uscita audio. Se invece volete registrare tutto lo spartito, allora collegate l'uscita MIDI della tastiera all'ingresso MIDI del computer, a cui potete anche, cioè si può collegare la tastiera stessa del vostro computer, perché le note le potete mettere dentro molti programmi, anche quando potete usare la tastiera del computer come fosse una tastiera musicale, la F, no? Cioè. E potete anche mettere a mano le note sullo spartito, oppure con il tabulato, sono tantissimi modi diversi. E questi sono i due. Poi, una volta che il computer ha i MIDI, avrà allo spartito, deve suonarli, suoni, no? Avrà bisogno di un basso, di una chitarra, di una cosa finta fatta dal computer. E il computer legge questo spartito e manda le note a questi strumenti. Questi strumenti virtuali hanno un'uscita che ritorna al modulo audio, così per la registra come audio. Ma poi si può complicare tantissimo, perché per esempio se voi scrivete lo spartito potete utilizzare un modulo esterno, i rack cosiddetti. Ci sono dei corsi che vendono, i più famosi sono i Korg, i Sound Canvas della Roland, quelli che usano, quelli che fanno piano bar per esempio, che hanno è un coso in cui dentro ci sono molti strumenti, c'è un'orchestra, quindi tu gli dai lo spartito dal computer, dal portatile, anche le tastiere, ce l'hanno una memoria, e va a questo modulo e quindi poi lo registrate dentro l'audio. Tutto questo poi, quindi avrete tante tracce di ognuno strumento e ogni traccia potrete metterci un effetto sopra, il chorus, il delay, la distorsione della chitarra, che la chitarra per esempio certe volte è meglio registrarla pulita, poi la distorsione, eccetera, il pedalino, quelle cose lì le fate fare dal computer. Così tra l'altro è bellissimo perché potete regolare ogni parametro nel tempo come volete voi. Per esempio io suono una nota e poi gli aumento la distorsione nel tempo, oppure questo lo facevano proprio una volta direttamente con i slide nei mix, i flanger si usava tantissimo negli anni 70 per sporcare al tempo e poi uscite alle casse. Linux gestisce tutta questa roba qua. Che cosa fa? Usa Jack, che alla fine si presenta così. Voi vi mettete dentro tutta quella roba che vi ho fatto vedere prima, aprite il programma MIDI, il programma qui, il programma là, e poi cominciate a divertirvi a collegare come se fosse in sala di registrazione. Metto questo, una traccia, il mastro, la chitarra la metto dentro a questo programma, la tastiera la metto dentro a quell'altro, poi ritorno dentro a un effetto, che è questo qua, poi questo effetto lo rimando alla traccia. Fate come se fosse una sala di registrazione. Ovvio che questo è software, si parla di a livello professionale, quindi dovete sapere già, avere già provato a registrare qualche volta con una sala di registrazione, eccetera, non è che sia, sono milioni di video comunque per farlo su internet. Allora, il modulo audio è gestito poi dai programmi, vi dicevo, che volete, non c'è una suite, potete usare Arduino, che è il più potente e il più complicato di tutti, potete usare JobShare, che è più semplice, potete usare Audacity, che è proprio semplicissimo, potete usare Internet DJ Console, che è carino perché tutto quello che fate su questo programma lo potete mandare in streaming su una web radio, quindi potete fare una web radio direttamente in casa, potete anche ricevere telefonate via Skype, eccetera, andare in diretta con questo programma, sempre open source. MixXX, ve lo faccio vedere dopo, è un programma tipo internet, tipo Virtual DJ, anzi Virtual DJ è derivato da MixXX. Avete due piatti come un DJ e fate voi tutti i mix, se potete, che volete. L'audio recorder normale del sistema. Cinelera è un programma per fare video editing, perché anche quando fate dei video,
sono delle tracce audio, no? Perché se dovete doppiare un video, metterci la colonna sonora, potete mandare tutto anche qua e tanti altri. Ecco, Ardour è più complesso, lo vedremo dopo, ed è fatto così, assomiglia molto alle suite che vedete normalmente, ma in realtà è facile da usare, per ogni strumento ha la sua traccia e poi si può espandere, lo potete copiare, incollare dei pezzi e qua mandate agli effetti, tornate indietro. Gli strumenti che menziono, quando date in basso al computer lo spartito, gli potete dire di suonarlo con degli strumenti. Tra questi strumenti che vi offro già a disposizione Ubuntu c'è Bristol, che ve lo faccio vedere dopo, è un emulatore dei vecchi synth, qui muovo, no? Come diciamo synth, muovo. E poi Exter, che è un emulatore dello Yamaha D7, Eurus, che imita tutti gli organi possibili e immaginabili. È fantastico perché è un programma addirittura gli dite voglio l'organo della cattedrale di Lubecca e c'è anche quel suono lì, che fa. Ci sono degli appassionati che si comprano proprio la pedaliera MIDI da attaccare al computer, così hanno l'organo e suonano anche con i pedali. Superface, nome stranissimo, ma è un sintetizzatore che vi dà totale libertà, chi si occupa un po' di sintetizzazione, di sintesi dei suoni, sa che esistono vari metodi di inventarsi un suono da zero, per addizione e per sottrazione. Vuol dire che addizione prendete tante onde singole e semplici e le sommate finché ottenete il suono che volete. Sottrazione al contrario, partite dal rumore bianco e cominciate a togliere. Zin si chiama Zin di suo, FX vuol dire che sono degli effetti speciali e Absolute vuol dire che va assieme, si è in sottrazione. Poi avete anche delle drum machine, tipo che voi li mettete tutti i vari intro, ritornello, eccetera, la rullata, lui vi fa tutta la parte di batteria. Generatori vari di suoni e tanti altri. Ecco, Bristol, vediamolo un attimo, si presenta così, è molto carino. Vi dà la possibilità di muovere tutti i parametri che volete, esattamente come quando sentite quei suoni vintage, poi adesso vanno moltissimo nella musica di oggi, sono stati recuperati, sono finiti. Poi gli dite, vedete, voglio il Beat 100, voglio l'MX20, c'è anche il Korg primo. Poi il suono è identico, perché loro hanno proprio preso la ROM del dispositivo e l'hanno proprio copiata direttamente via software. Ci provo dopo se abbiamo la possibilità, perché è difficile. Allora, Hydrogen è la drum machine. Vedete qua è molto interessante perché qui vi dico per esempio che voglio un tamburo basso insieme al crash, un pedale che si apre, vedete, un tamburo e questo gli do il nome corto. Tutti i vari pattern li metto lì, faccio play e quindi suona tutta la canzone con la batteria. Poi ovviamente gli potete dire voglio una batteria Yamaha, voglio una batteria elettronica, voglio una batteria jazz. QSynth Sound Font. I sound font sono come se fossero dei caratteri, però ogni carattere invece è uno strumento, quindi voi potete avere un file dove dentro c'è tromba, chitarra, eccetera. QSynth è un modulo a cui date in pasto questi sound font, quindi si caricano da internet tranquillamente. Sentite, questo pianoforte mi piace, lo butto dentro QSynth. E funziona così, voi mi date il sound font e poi lui se lo suona. La parte MIDI invece, quella dello spartito, si fa in genere con un programma che si chiama Rosetta, ma ce ne sono tanti. C'è Score, dove proprio ci mettete dentro le note, come se scrivete su uno spartito. Che è molto leggero, molto semplice, anche se non è bello da vedere, ma è fatto molto bene.
sintatto che potete mettere dentro al computer direttamente dai tabulati della chitarra. Io ci sono la chitarra, ma in genere non si guarda il partito, si guarda un'altra cosa che si chiama tabulato, e se ne ricordate quello che potete usare come giustizia e tanti altri. È un attimo lo scanner, è simile all'altro che vi ho fatto vedere prima, cioè ogni strumento ha la sua traccia, però in realtà questi sono spartiti, non sono suoni veri e propri. Poi ogni traccia si collega a uno degli strumenti che vi ho fatto vedere prima. Poi ci sono gli effetti, perché avete bisogno di effetti, c'è Rackarack per la chitarra, anche Guitar X, sono gli effetti Latspack e anche gli LV, sono tutti effettini che sono uguali a, non so se li conoscete, per Windows in UST. UST è una roba che si compra, c'è bisogno di un flanker, ho bisogno di un delay, lo scarico, lo compro, ho bisogno di un distorsore, però aggiungete. E tanti altri. La Carrack si presenta così, proprio come è una roba complicatissima, potrebbe modificare a mano ogni parametro. Gli LV2 sono più semplici, assomigliano ai pedalini che si attaccano alla chitarra, uno è un delay, questo vedete un distorsore valvolare, quindi ci sono un box, questo praticamente vi imita il suono del box AC30, l'amplificatore mitico che dà il suono delle chitarre del Britpop, dai Queen, ai Blur, ai Beatles e tanti altri si può fare. Ma dicevo, non è finita, perché poi ci sono gli arrangiatori, cioè quelle cose per cui voi date, voi dite più o meno il genere, se è un se è rock, se è blues, vi date gli spartiti e loro vi fanno più o meno, gli date gli accordi e loro vi fanno più o meno la canzone, così avete una base minima su cui suonare per cominciare. Ci sono addirittura dei programmi di Windows che funzionano direttamente su Ubuntu, avete comprato la licenza di Band in a Box che usano molti, però funziona su Windows. Gli effetti VST, alcuni, si possono usare tranquillamente su Windows. Gli accordatori, è bellissimo avere nel computer un accordatore, perché già voi suonate e avete sempre lì che vi dice se la chitarra è da tirare su o da tirare giù. Poi ci sono dei programmi tutti per il mix finale e poi dei programmi per la pubblicazione che vediamo dopo. Jim Morgan per esempio è uno di questi, arrangiatori. Vedete, voi avete una serie di stili, qua c'è il bossa nova per esempio, e potete ovviamente variarli. Poi avete un modulo in cui vi dite, vedete, gli accordi, che sul computer sono, vedete che sono scritti con la notazione inglese, quindi I, Re, C e Do, Do diesis settima, Do minore settima. Poi premete play e lui fa tutta la musica. E poi la pubblicazione, una volta che avete registrato la vostra canzone, l'importante è metterla su formati liberi, evitate l'MP3, usate per esempio OGG, che è libero, e così non dovete pagare nel caso. Pubblicatelo in Creative Commons, è difficile spiegare adesso che sono in Creative Commons, che è una roba lunga, però è l'equivalente del software libero, però per le cose artistiche. Quindi potete prendere le vostre canzoni, o i vostri libri anche, o i vostri racconti, i vostri disegni, e pubblicarli senza depositarli alla SIAE. Attenzione, perché la SIAE costa tanto, in realtà sapete che non si tutela più veramente, con le Creative Commons invece voi avete una licenza simile a quella del software libero, cioè dite la mia canzone, potete fare quello che volete, io in genere dico così, la mia canzone la potete copiare, ascoltare gratuitamente a patto che diciate che è mia, anche se la usate nei vostri lavori per cambiarla, deve essere sempre scritto che deriva da un mio lavoro, no? Quindi faccio pubblicità. E poi se la usate per scopi commerciali, quindi per esempio arriva una TV e me la usa come sigla o la passano per radio, una radio commerciale, allora lì decade la licenza, ci mettiamo d'accordo e mi dai una percentuale. Vedete che questo è molto più fake news dell'andare in SIAE, denunciare un ragazzino perché ti ha copiato una tua canzone, questo è una roba che è cattiva. In questo modo si diffonde proprio il lavoro, il proprio libro, la propria canzone, e si dà libertà agli utenti, ci si fa anche più soldi,
io solo tra donazioni eccetera, una volta ho pubblicato una canzone sul sito e in un anno alla fine con una canzoncina tra piccole donazioni di 2 euro eccetera mi sono arrivati 200-250 euro per una canzoncina in un anno. Ora voi potete immaginare che se voi fate la stessa cosa con la SIAE, tra quello che pagate e quello che vi restituisce dalla SIAE, altro che 250 euro si perde in realtà molto e quindi anche il ramo economico, sappiate che Linux non è una roba che serve così per appassionati che lo fanno solo per... no, no, si guadagnano dei gran soldi. Oggi le più grosse aziende che si basano su dei brevetti stanno spendendo un po' di soldi in avvocati, perché tu hai copiato da me, tu hai ricopiato da me, guarda che sta succedendo tra Apple e Samsung, una roba assurda, pazzesca, gente che preventa l'idea, gente che vuole preventare l'aprire il telefono con questo gesto, cosa assurda. E in questo modo voi vi togliete tutti questi problemi. Altra cosa importantissima, utilizzando dei formati liberi e che possono essere copiati da tutti, potete fare delle collaborazioni in rete. Quella è una cosa meravigliosa, lo stiamo facendo ultimamente con alcuni amici. C'è un bassista che conosco che abita a Bari, c'è un batterista che abita da un'altra parte d'Italia, usano tutti Linux, ci sono dei forum e io mando l'idea, un altro mi fa la parte della chitarra, quell'altro è bravo a mixare e me la mixa. Alla fine è una band virtuale e dopo un mesetto abbiamo fatto una canzone con il nome della band e non siamo neanche mai visti. Guardate che è una cosa bellissima da fare. Una volta che l'avete pubblicato potete uploadarlo su Internet Archives, che è una specie di enorme simbolo dove ci si può tutto quello che è Creative Commons o pubblico. Potete metterlo su Camendo, vi consiglio di fare un viaggetto se volete sul sito camendo.com. Su camendo.com c'è tutta la musica Creative Commons che gira nel mondo. C'è della roba bellissima e la potete utilizzare tranquillamente a patto di scrivere chi è l'autore nei vostri video, di tutto quello che volete, senza che YouTube vi rompa perché avete messo su delle cose protette da copyright. Non so se vi è successo, io vedo che ci sono tantissime persone anche insomma che anche ingenuamente fanno il video delle vacanze e ci mettono sotto l'ultima canzone che va per radio, lo buttano su YouTube e poi si stupiscono che arriva la Emi e gli dice: senti, ti ho censurato il video e se ci riprovi ancora ti mando la finanza a casa. Ragazzi, è così, utilizzando della roba tratta da Camendo invece non avete nessun problema, anzi fate un favore alle persone, le persone sono molto più brave di quelle del software commerciale. Altri siti come Camendo sono di Music, SoundCloud, che potete utilizzare tutti. Adesso anche YouTube ha la licenza Creative Commons, se voi buttate qualcosa su YouTube vi chiede se volete utilizzare una licenza YouTube o una licenza Creative Commons. Se fate dei prodotti completamente vostri o derivati da prodotti con Creative Commons, vi conviene metterlo anche su YouTube coprendo con licenza Creative Commons. Allora, ho finito la dimostrazione, adesso proviamo a fare la dimostrazioncina in diretta, anche se purtroppo è poca cosa visto che non abbiamo gli strumenti. Allora, la prima cosa da fare è installare Jack Control, che è quella cosa che vi ho fatto vedere prima, vi ricordate? È quella patch base, quella cosa con cui collegate tutto con tutto, no? Qua ci sono le connessioni, qua ci sono le impostazioni, vedete? C'è il campionamento, eccetera, tempo reale, genere, bisogna giocare un po' fino a che non funziona bene per la vostra scheda, audio. Il giochino consiste in questo poi, basta fare così, basta modificare i parametri finché vedete questa cosa qua, la latenza, che va giù. 21 millisecondi va benissimo, è intercettato. Voi, non so, cominciate con una latenza 5, 8, poi provate a farlo partire, se non va, provate con una latenza più alta, fino a che non trovate il sistema che è giusto per il vostro computer. Io infatti l'avvio
vediamo se parte, sì, è andato. È partito Gemma. Adesso vedete che lui mi fa vedere che fino adesso l'unica cosa che posso collegare è l'ingresso della scheda sonora con l'uscita della scheda sonora. No? E non c'è niente dentro. Va bene. Allora adesso proviamo a partire con RockGuard, okay? Che è quello che gestisce il MIDI. È questo simpatico programmino che ho fatto vedere prima. Allora qui posso... vediamo se... qualcosa recenti, ecco. Questo è un pezzo che stavamo facendo in collaborazione con alcuni amici. Vedete qua c'è la parte MIDI, perché la prima parte è tutta audio, poi dopo parte la parte MIDI e vedete che cominciano tutte le varie tracce. Proviamo ad aprire la traccia della chitarra. Vedete che posso vederlo in questo modo, guarda come è facile mettere le note qua dentro. Adesso qua non si sente ancora niente perché non ho collegato gli strumenti, ma vedete che posso tranquillamente. Allora facciamo una cosa, colleghiamo gli strumenti prima. Allora, come strumenti possiamo utilizzare QSync come strumenti, con il sound font, dicevo, è questo. Vediamo se gli ho messo il sound font. Allora, va bene, qua è collegato e sta andando. Immaginate di avere collegato gli strumenti. Allora, qua gli dico di utilizzare questo. Posso farlo anche da gesto, ma qua è più facile. Alla fine,
audio sul tutta la parte audio, tutta la parte video, una volta che sono contento, sulla parte audio, e mi posso chiudere con il mio piano. E andrò tutta la parte. Mi fa anche l'auto DJ, quindi parte dalla canzone che faccio.